Francesco Modeo, grazie per aver accettato la nostra richiesta di intervistarla. Grazie a voi. Lei è un giornalista d'inchiesta, autore della Matrix Europea, autore del Diego Rivoluzionario più recentemente e prossimamente autore, rilascerà a breve appunto il cartello finanziario. È un'ennesima sua inchiesta in cui appunto lei cita testualmente ed è puntiglioso nel riportare sempre le fonti da cui trae le proprie informazioni. La ringraziamo appunto di nuovo per questa intervista, per noi è davvero un piacere avere questa opportunità. Nelle sue inchieste lei individua questa cupola di potere in cui sostanzialmente vi è questa elite che porta avanti il suo progetto mondialista occultamente, tra virgolette, e appunto la prima domanda nostra è in che modo questa cupola agisce, in quali organizzazioni lei la riconosce e soprattutto come si concretizza e come si esplica poi a livello concreto e politico tramite quali personaggi. Sì, la cupola, quella che io definisco cartello finanziario internazionale, porta avanti fin dagli anni 70 un progetto che come termine complottista si chiama Nuovo Ordine Mondiale, ma è un termine reale, tant'è vero che uno dei suoi fautori, Henry Kissinger, gli ha dedicato un libro a questo titolo. Il nuovo ordine economico mondiale implica di mettere assolutamente da parte le democrazie e sostituirle con delle tecnocrazie. Quindi questo è uno dei principali obiettivi. Loro reputano i processi democratici troppo lenti e farraginosi e soprattutto un ostacolo per quelli che sono invece i loro obiettivi oligarchici e elitari. Il secondo obiettivo è quello di far fuori le costituzioni. Loro lo scrivono nero su bianco nei loro report, basta leggere The Crisis of Democracy, dove loro scrivono che le costituzioni andrebbero stracciate perché sono troppo socialiste, quindi troppo sbilanciate in favore dei popoli, e questo anche è un problema per le oligarchie. Quindi democrazia, costituzioni sono i primi nemici messi nel mirino da questo progetto di nuovo ordine economico mondiale. Il terzo sono sicuramente le libertà dei popoli, che vanno a intralciare la libertà di movimento invece delle oligarchie. Come fare tutto questo? Organizzandosi, creando delle organizzazioni sovranazionali svincolate da ogni controllo democratico, e attraverso queste organizzazioni infiltrare i governi, infiltrare i media, infiltrare la magistratura, entrare nel tessuto economico, sociale e politico dei vari paesi che si intende dominare. Detto così, mi rendo conto, può sembrare la classica teoria del complotto, ma le organizzazioni sono ufficiali. Quindi loro alcune cose sono riusciti a farle in maniera del tutto segreta e quindi non le raccontiamo neanche, che tutto quello che non possiamo dimostrare non lo raccontiamo. Altre cose sono stati costretti a farle in maniera ufficiale, ma assolutamente celate dai media, quindi non raccontate. E qui faccio riferimento a quelle organizzazioni come può essere il Bilderberg, come può essere la Commissione Trilaterale, come può essere il CFR in America, come può essere il RIA, che sono delle organizzazioni ufficiali totalmente censurate dai media, vanno avanti dagli anni 60 e non appaiono quasi mai sui giornali. Queste organizzazioni servono proprio per fare da trade union tra queste oligarchie, tra i rappresentanti di queste oligarchie europee e americani, in modo da poter provare a stendere il loro piano, la loro agenda di dominio e infiltrare i governi. Vi faccio un esempio: nel 2011, era giugno, io ero a St. Moritz fuori ad un hotel a 5 stelle dove si riunivano questi 100 esponenti di queste oligarchie e vidi entrare personaggi molto influenti, quindi vidi entrare David Rockefeller, vidi entrare Henry Kissinger, il presidente di Google, c'erano alcuni direttori dei servizi segreti americani, quindi personaggi di massimo spessore. Tra di loro vidi entrare un italiano che si chiamava Mario Monti, che per me, che lo vedevo entrare per la prima volta in quelle riunioni, era semplicemente un rettore di una università italiana. Quindi sicuramente mi sembrò molto strano vedere il rettore di un'università entrare in una riunione a porte chiuse per 3 giorni con personaggi del calibro di Rockefeller o di Henry Kissinger. Tutto quello che mi sembrò strano a giugno del 2011 mi venne chiarito qualche mese dopo, quando quegli stessi potentati bancari che avevano i loro esponenti all'interno di quelle riunioni, per esempio c'era il presidente di Deutsche Bank, c'era il presidente di Goldman Sachs, della Banca Centrale Europea, quegli stessi personaggi cominciarono una serie di speculazioni sui mercati che, guarda caso, fecero impennare lo spread, e parlando di crisi dello spread si cominciò a vociferare di un governo tecnico e si cominciò a vociferare che a capo del governo tecnico avrebbero messo il rettore della Bocconi di Milano.
Quindi per me fu facilissimo, al netto di ogni complotto, fare 2 più 2 e capire che stavano organizzando la presa di potere del governo italiano attraverso un personaggio di spicco di quelle organizzazioni. Perché qui non si parla di complotto, ma si parla di conflitto di interessi. Quello che a noi ci hanno presentato come rettore della Bocconi di Milano, ufficialmente, è il presidente europeo della commissione trilaterale di Rockefeller. È il membro del direttivo del Bilderberg di Rockefeller. È il presidente della lobby belga Bruegel. È membro della commissione Attali per il rilancio della Francia. Quindi è un personaggio che dalle oligarchie non è mai stato considerato un italiano. Mai. Non fai un italiano membro della commissione Attali per il rilancio della Francia. Non fa italiano presidente della lobby belga Bruegel. Per loro è considerato un membro dell'elite, nato, cresciuto in quegli ambienti, allevato in quegli ambienti per portare avanti un'agenda. Ed è l'agenda che lui ha portato avanti al governo. Mi ero reso conto anche che l'agenda non era italiana. In quel caso mi ero reso conto che l'agenda era prima europea, prima di poter dimostrare che è un'agenda mondiale, che sono riuscito a dimostrare poi col mio ultimo libro, Il Diego Rivoluzionario. Questo sto raccontando la matrix europea, quindi mi fermo all'Europa. Mi rendo conto di questo perché parallelamente la stessa cosa era avvenuta in Grecia, ma quando dico parallelamente dico nella stessa settimana. C'è un governo democraticamente eletto, euroscettico, che voleva fare addirittura un referendum sull'euro, Papandreou, viene fatto cadere con la scusa della crisi economica e arriva un membro di quelle stesse organizzazioni, Papademos. Papademos era stato vicepresidente della Banca Centrale Europea, era stato presidente della Banca di Grecia quando la Grecia truccava i conti con la Goldman Sachs per farla entrare nell'euro. Quindi era esattamente speculare a monte in Italia. Quindi mi ero reso conto che non c'era possibilità di pensare che fossero coincidenze. Due personaggi totalmente speculari prendevano il controllo di due governi in Europa appartenenti alle stesse oligarchie e quindi con le stesse intenzioni. Parallelamente Mario Draghi in quella stessa settimana, guardatevi le date di quando è salito al governo Papademos, quando è arrivato Monti, quando è arrivato Draghi alla Banca Centrale Europea, tutto si è consumato in 10 giorni. Quindi il cartello finanziario metteva le mani sui governi e da quel momento in poi avevano praticamente l'Europa in pugno, l'Europa in mano. Quindi si può individuare questo cartello finanziario, questa cupola di potere, che agisce in maniera univoca a livello planetario. Una prova di questo appunto è la sua ultima opera, Il Diego Rivoluzionario, che raccoglie appunto inchieste e documenti, dati che ci mostrano effettivamente come siano collegate queste agende politiche all'ombra dei governi. Quindi ci può descrivere meglio come si collega queste regie di potere, questi stessi personaggi che ritroviamo anche in Sud America? Il neoliberismo, il progetto di nuovo ordine mondiale nasce in Sud America come laboratorio, solo che in Sud America per imporre i primi punti di questa agenda hanno dovuto usare delle vere e proprie dittature, cioè hanno dovuto rovesciare tutti i governi democraticamente eletti e imporre delle sanguinose dittature alla luce del sole. Oggi invece assistiamo alla seconda parte di questa agenda, dove noi diciamo di essere una dittatura ma non lo siamo palesemente, il che è molto subdolo, perché mentre in una dittatura originale come erano quelle sudamericane erano uno scontro verticale, erano i dittatori contro il popolo consapevole di subire e quindi pronto prima o poi a ribellarsi, e le dittature prima o poi, così, quando sono palesi, finiscono, è sempre successo nel mondo. Oggi invece lo scontro è orizzontale, popolo contro popolo, nessuno sa chi sono i dittatori, nessuno è consapevole di essere all'interno di una dittatura, quindi di una dittatura mascherata, e lo scontro è diventato orizzontale, sono le fazioni dei popoli che si scontrano tra di loro. Oggi le hanno divise in Novax, Provax, si Green Pass, no Green Pass, 6 mesi fa era si MES, no MES, si Euro, no Euro, questo sono riusciti a fare. Quindi la situazione è molto grave proprio da questo punto di vista. Andando in Sud America mi sono reso conto che il neoliberismo quindi nasce con il colpo di Stato di Pinochet in Cile, colpo di Stato che da documenti segretati è stato interamente finanziato dagli apparati americani e voluto dal segretario di Stato Henry Kissinger, e lì mi trovo Henry Kissinger in tutte le dittature. Io nel libro Il Diego Rivoluzionario racconto la dittatura del 78 in Argentina, quando loro addirittura devono far vedere al mondo che in Argentina non c'è una dittatura, che è tutto sereno e tutto tranquillo, quindi addirittura organizzano i mondiali del 78 in Argentina in piena dittatura.
a 500 metri dallo stadio dove si giocavano le partite di calcio venivano torturati i famosi desaparecidos, ragazzi dell'età vostra, attivisti che andavano a prendere la sera nelle case, li portavano nei centri di tortura a pochi metri dagli stadi, e tutti i media del mondo hanno nascosto la notizia. Tutti i media del mondo erano complici di questo progetto degli apparati americani. Quindi quando oggi mi dicono ma è possibile che tu credi in una regia globale, la regia globale già c'è stata, già è stata dimostrata, basta guardare indietro, non dobbiamo vedere quello che sta succedendo oggi, guardiamo quello che è successo in passato, quando c'è stata una dittatura in Argentina, con ragazzi che venivano torturati nei centri di tortura, caricati sugli aerei, i famosi aerei della morte, gettati nell'oceano, e il mondo è rimasto inerme, i media sono rimasti inermi. Pensate che nello stesso palazzo a Buenos Aires c'era l'ufficio della Rizzoli, al piano di sotto c'era l'ufficio di Massera, il torturatore della dittatura, e al piano di sotto ancora c'era l'ufficio di Calvi del Banco Ambrosiano. Quindi la finanza italiana, le banche erano tutti complici di quello che stava succedendo. Però che cosa succedeva? Che il gruppo Rizzoli, per comprare il gruppo Avril in Sud America, aveva bisogno di soldi. Quei soldi glieli fece avere Licio Gelli della P2, che stava così con Kissinger, tant'è vero che li ritroviamo nello stadio insieme la sera a fare festa insieme, Kissinger, Gelli e Videla. Tutto questo io lo inserisco nel libro e riesco a tirare in ballo il personaggio di Maradona, che suo malgrado, senza sapere, nell'87 viene invitato in America per ritirare un premio, lui decide di abbracciare invece la causa rivoluzionaria cubana, va a Cuba e da quel momento finisce nel mirino. Kissinger lo convocherà, gli offrirà 100 milioni di dollari per diventare il volto di USA 94, Maradona straccia quel contratto, da quel momento finisce nel totale mirino di queste organizzazioni che poi lo vorranno in America per squalificarlo. Il mondo penserà che sia stato squalificato per cocaina, che era il suo terribile vizio, invece un cocktail a base di efedrina che gli hanno fatto bere. Quello che non ci hanno detto, e a me perciò serve tirare in ballo Maradona, che aveva fatto delle organizzazioni proprio insieme a Fidel Castro e Chavez per bloccare il progetto di nuovo ordine mondiale, per bloccare il progetto neoliberista. L'organizzazione si chiama ALBA, Alleanza Bolivariana per le Americhe, in onore di Simón Bolívar, che era il rivoluzionario, e loro per esempio, e qua parlo nello specifico di, di Maradona, organizza nel 2005 a Mar del Plata, c'era Bush che doveva firmare il trattato di libero scambio, il trattato della Free Trade Agreement, trattato di libero scambio, che avrebbe reso il Sud America una colonia americana. Maradona organizza un treno con 160 rivoluzionari a bordo, cioè 160 personaggi dei maggiori gruppi rivoluzionari sudamericani, il regista Emil Kusturica, il premio Nobel per la pace argentino. Loro portano questi 160 rivoluzionari in un treno proprio fatto apposta, cioè Diego era il macchinista di questo treno, lo chiamano la cumbre dei popoli, quindi la manifestazione dei popoli, quindi non era politicizzata. Arrivano a Mar del Plata, circondano il vertice di Bush con 50.000 persone che le avevano raggiunti e riescono ad affossare l'ARCA, cioè l'ARCA non viene, l'ARCA è l'acronimo in spagnolo, non viene firmata. Quindi questa, diciamo, è la prima vittoria dei popoli contro il neoliberismo. Perché le racconto attraverso le gesta di questo calciatore, che poi ognuno può prendere le distanze dalla vita a Cuba, dalle dittature, da Chavez, tutto. Io non entro nel merito politico. Quello che io voglio dimostrare è: vi rendete conto che il personaggio più famoso del mondo era all'epoca, dello sport più conosciuto al mondo, ha fatto delle gesta fortissime contro il neoliberismo e contro il progetto di nuovo ordine mondiale e nessuno le conosce al mondo. Cioè le ritroviamo solo dai documenti desecretati, ma nessuno le conosce. Questo vi fa capire il grado di censura che c'è. Quindi a me serve tirare in ballo Maradona per far capire il grado di censura, che finché queste cose le dice Amodeo, dice vabbè, nessuno ti conosce, non vai in TV, nessuno sa quello che fai. Quando invece riusciamo a dimostrare che il personaggio nell'87 Maradona, ci fu una agenzia di marketing sportivo, fece un sondaggio, era il personaggio più conosciuto al mondo, non calciatore, proprio il personaggio. Quando le gesta di un personaggio del genere, ne ha fatte tantissime, ne racconto nel libro, vengono oscurate, e allora ti fa capire il grado di censura che c'è. Poi come vengono puniti i personaggi che decidono di lottare contro il potere invece di abbracciarlo, quindi come lo hanno fatto crollare negli anni, e faccio tanti altri esempi anche di una famosa giornalista americana, ed è un libro, Il Diego Rivoluzionario, che credo possa aiutare i nostri temi ad andare oltre il recinto che ci hanno costruito intorno, la nicchia che hanno costruito intorno ai nostri temi, perché tirando in ballo un personaggio del genere spero di raggiungere una platea sempre più ampia e anche una platea di giovani come il vostro gruppo. Quindi
È importante capire quello che è successo con la dittatura in Argentina e quello che è successo in quegli anni, perché lì esce palese la regia mondiale, perché ovviamente per tenere nascosta una dittatura del genere dovevano avere d'accordo tante persone, e lì si capisce che regia mondiale non vuol dire mettere d'accordo attorno a un tavolo 7 miliardi di persone, vuol dire metterne d'accordo 70. Quindi quando la gente capisce questo si rende anche conto perché con la pandemia può succedere la stessa cosa, cioè possono nascondere nuovamente una dittatura agli occhi del mondo, non perché ci siano 7 miliardi di persone che sono complici, ma perché ne bastano 70 nei ruoli chiave, a partire dall'OMS, all'EMA, all'AIFA, i quotidiani dei giornali e i leader politici, e hanno concluso, non hanno bisogno di chissà cosa. Ed è quello che hanno fatto in quegli anni ed è quello che stanno facendo adesso. Intanto la ringraziamo per queste risposte esaustive e soprattutto documentate, perché lei documenta ogni sua inchiesta con fonti inconfutabili. Vabbè, e certo. Questo è un grandissimo lavoro, ci fa un grande piacere, ci fa un grande onore essere qua con lei. E quindi, vista questa regia mondiale, questa cupola, questo cartello finanziario, come lei lo definisce, che opera all'ombra dei governi, che sembrano quasi inermi, e quindi dei popoli, lei che soluzioni intravede? Quali soluzioni può indicare, vista appunto questa incapacità di porre in essere delle risposte e delle reazioni pratiche, concrete e funzionali da parte dei popoli? Sì, ma loro più che muovere all'ombra dei governi, loro i governi proprio li creano. Che quello, cioè, loro non è che sono riusciti ad operare con tutti i governi, loro quando devono portare avanti dei punti della loro agenda sono costretti a farli cadere i governi, perché hanno bisogno proprio dei propri uomini nel posto chiave. Cioè nel 2011 loro avrebbero pure potuto manovrare il governo Berlusconi, che Berlusconi comunque è uno che, essendo implicato con la finanza, con le SPA, con le aziende che ha, comunque era facilmente ricattabile e manipolabile, ma loro hanno proprio bisogno del proprio uomo, cioè perché deve portare avanti a termine delle cose al puntino. Quindi nel 2011 hanno avuto bisogno di Draghi, di Monti nel 2021 hanno avuto bisogno di Draghi, come in Grecia hanno avuto bisogno di Papademos, in Francia hanno avuto bisogno di Macron. Quindi tutto quello che bisognerebbe far capire alla gente è che chi sono quelli che operano per nome e per conto di questo cartello, e non bisogna assolutamente accettare che questo possa accadere. Quindi noi oggi la buttiamo sul no Green Pass, sul sì Green Pass, ma questa è solamente una conseguenza di quello che noi abbiamo accettato in passato. Anzi, la buttarlo nella diatriba sì Green Pass, no Green Pass è divisivo. Non vi dico quanto è divisivo Sivax e Novax, la cosa più divisiva al mondo, perché Sivax e Novax non ha senso. Cioè quelli sono due personaggi, due categorie mosse dalla paura, due paure diverse. Io ho paura di cosa possa fare un medicinale sperimentale nel mio corpo e quindi mi chiamate Novax, l'altro ha paura di cosa potrebbe fargli il virus se lo prende e quindi si chiama Siam. Ma fondamentalmente sono due persone animate dalla paura, che hanno più in comune di quanto si crede, hanno tutto in comune, che il minimo comune denominatore è quello, e il potere strumentalizza la paura e mette in atto la shock economy, cioè approfittare dello stato di paura del popolo per imporre la propria agenda e accelerare. Hanno capito questo e quindi stanno andando avanti, perché adesso si sono resi conto che la paura è il minimo comune denominatore di tutta la popolazione, la sfruttano un po' per uno, un po' per l'altro, e vanno avanti per la loro agenda. Sarebbe bastato, io feci 6 mesi prima dell'arrivo di Draghi, feci un appello, un video appello, anzi proprio tramite BioBlu che mi avete nominato, aiutatemi a scongiurare l'arrivo di Draghi. Non c'era una teoria, non è che c'avevo la palla magica, la Matrix europea qualcuno ce l'ha presso, scritta nel 2019, sì. Se apri a Mario Draghi cosa farà, dirà probabilmente prossimo presidente del Consiglio Tecnico in Italia, no, perché ho la palla magica, perché conoscendo chi sono i burattini sai come devono operare, cioè sanno che per portare certi punti hanno bisogno per forza di quel personaggio, non ne possono mettere un altro, non possono neanche metterne uno e corromperlo dopo, hanno bisogno proprio di un personaggio. Cioè se noi guardiamo la commissione trilaterale che si è riunita nell'83 a Roma la prima volta, c'era Kissinger, c'era Rockefeller, c'era un rappresentante della Chiesa, poi c'erano Prodi e Monti. Quindi se non capisci come li hanno allevati fin dagli anni 80 per quello che dovevano fare nel 2011 e nel 2021. L'ultima cosa e concludo, perché so che mi stanno chiamando per andare. Nel 92, se prendete i giornali, è scritto Italia capofila nel mondo per le privatizzazioni, erano le svendite del patrimonio pubblico, però ci sono Italia capofila, ci sono i titoli.
prendi un 2021, titolo del giornale, Italia capofila, questa volta le vaccinazioni. Nel 92 c'era Draghi a curare quelle privatizzazioni, la commissione per le privatizzazioni sul Britannia, oggi c'è Draghi, non può essere un caso, hanno avuto bisogno dello stesso personaggio per i medesimi obiettivi. Grazie ragazzi, grazie per il vostro lavoro. Grazie.